Nella vallata del Metauro è pronto a tornare in scena uno degli eventi sportivi e di cicloturismo più amati e seguiti dagli appassionati, la quarta edizione della pedalata alla Perangelica di Serrungarina, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica I Muli Stracchi. L'evento gode del patrocinio del Comune di Colli al Metauro e della Regione, la manifestazione che ogni anno raccoglie centinaia di mountain biker provenienti da tutte le Marche e non solo, è in programma per domenica 4 settembre con partenza alle 8:30 nel centro storico e arrivo previsto in tarda mattinata. Presidente, quali sono le novità di questa edizione? Questa quarta edizione della pedalata ecologica, la Perangelica, ne ha diverse. Partiamo innanzitutto con una partenza, oserei definirla pirotecnica, e non dico altro. E poi ovviamente i vari sentieri, ne abbiamo creati circa 3-4 km nuovi di sana pianta, da un cumulo di rovi, insomma, siamo riusciti a ricavare un piccolo spazio per passare, oltre a altri 5-6 km di sentieri inediti che già esistevano tra le nostre campagne. Abbiamo ovviamente i soliti ristori sia nel Pereto che a Pozzuolo. I ragazzi del Pereto hanno voluto un attimino guardare il lato estetico, perché già erano sicuri che il prodotto che offrono era valido, il prodotto gastronomico che offrono, mentre invece i ragazzi di Pozzuolo hanno voluto alternare il solito panino con la salsiccia con qualcosa di diverso che poi scoprirete. Infine abbiamo aggiunto una cosa che in diversi ci avevano richiesto, un piccolo mercato, praticamente in piazza alla fine del pasta party, ognuno potrà acquistare il sacchetto di pere, oppure l'estratto di pere, oppure la marmellata di pere, o la grappa alle pere, e poi c'è qualcuno che vende il miele, ci sarà qualcuno che vende sottaceti, insomma abbiamo voluto aggiungere questo piccolo mercatino. È ancora possibile iscriversi? Proprio stasera scade l'iscrizione online, invece ci si può recare nei vari punti vendita di biciclette che troviamo indicati nella nostra pagina Facebook e lì fino sabato alle ore 12 è possibile iscriversi. Non mancherà la parte enogastronomica, caratterizzata dalla presenza del prodotto tipico protagonista della manifestazione, e cioè la Perangelica. Insomma, come ogni anno, la pedalata è pronta a regalare ai ciclisti sport, divertimento, territorio e buon cibo. Quali saranno i borghi attraversati e quanti sono i percorsi previsti? Anche quest'anno faremo 3 percorsi, di cui Corto, Lungo e Iro. Partiremo da Serrungarina, si andrà per Bargni, Pozzuolo e passeremo anche a Tavernelle. Il corto è di 23 km, 750 di dislivello, il lungo 35 km, 1350 di dislivello, per finire la Iro, quella più importante, di 49 km e 1850 di dislivello. Quindi insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, sì. E ci sono anche delle donne che fanno parte del gruppo, Alice, da quanto tempo? Io faccio parte dei Muli da circa 2 anni. Il mio primo approccio l'ho avuto circa 3, quando con il mio fidanzato abbiamo noleggiato delle bike per fare dei giri, insomma, nel territorio.